Gruppo Redford. Moda per passione al passo coi tempi. Dal 1985. A Potenza, in via del Galliterno. Progettazione e realizzazione di piscine private e pubbliche, centri benessere, fontane decorative, servizio di manutenzione e assistenza tecnica. Un'oasi di relax e benessere. La vacanza a casa tua. Edil Maggio Piscine, dal 1975. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Trovi tutte le nostre info al sito edilmaggio.it. La farmacia Savino vi invita a scoprire il suo vasto assortimento. Omeopatia, make-up, erboristeria, apparecchi elettromedicali. Farmacia Savino, a Potenza, in via Petrarca 5. Telefono 0971 25 447. Buonasera, buonasera a tutti, extra time, tempi supplementari, puntata amara per quanto ci riguarda con il Potenza che attraverso purtroppo il colpo di testa di Vutai al 92esimo ha perso la possibilità di portare a casa un punto soffertissimo da Cerignola. Potenza che ha giocato l'ultima mezz'ora in 10 per l'espulsione di Maddaloni, l'aveva riequilibrata con lo svantaggio dell'ex Coccia nel primo tempo con un rigore trasformato da Caturano. Vedo già collegato al Monterisi, intanto buonasera a Rocco Sabatella, buonasera, vedo già collegato Alfonso Pecoraro dal Monterisi. Alfonso, buonasera, come l'hai vista? Partiamo da te. Connessione un po' instabile quella di Alfonso. Rocco. Allora, partiamo dal presupposto che sicuramente il Cerignola meritava, per tutto quello che ha creato nel secondo tempo, alla fine ha meritato la vittoria. Sì. Certo, resta l'amaro in bocca perché Potenza, pur in inferiorità numerica, è su questa espulsione di Maddaloni possiamo dire tante cose. Maddaloni è nel primo tempo è stato ammonito ed era pure nervoso perché aveva fatto storia con un giocatore ed era nervoso, probabilmente il tecnico doveva sostituirlo a inizio del secondo tempo invece di tenerlo in campo, con il rischio poi evidente di incappare nel secondo giallo. Ovviamente l'amaro in bocca, però tutto sommato una partita che sul campo delle sostituzioni non sono state azzeccate. E ne parliamo tra poco. Torno al Monterisi. Alfonso, buonasera. Mi senti? Noi ti vediamo molto male. Non poteva essere diversamente, voglio. Abbiamo fatto in tutta parte. Allora, chiudiamo Alfonso da Cerignola. Parlavi dei cambi, puoi terminare la tua analisi. Allora, io dico che praticamente far entrare un giocatore come Di Grazia che non gioca una partita da due mesi, non ha allenamenti, non ha minuti nelle gambe, non è stata proprio una scelta azzeccata da parte di Marchionne. Probabilmente in quel momento poteva proprio fare un'altra scelta, giocatori
che stavano meglio dal punto di vista o fisico. Magari anche cambiare modulo. Cambiare modulo, passare la difesa a 4 e mettere Maisto a posto di Spalto. Anche perché poi riavvolgendo adesso il nastro, c'è stata la sostituzione di Di Grazia, chiaramente per provare a vincerla, alla fine però ha scompaginato i piani proprio l'espulsione di Maddaloni, ma nonostante ciò il Potenza comunque l'aveva pareggiata. Peccato davvero, perché sarebbe stato un punto buono per la classifica, per il morale, e contro un'avversaria che non vinceva da 9 partite, cioè il Potenza ha tra virgolette rianimato un Cerignola che aveva già grossi problemi di classifica. Tra l'altro Raffaele è stato coraggioso, perché ha tolto Malcore e ha messo Vutai e l'ha vinta così. Ovviamente complimenti però anche ad un grande Alastra che ha tenuto a galla il Potenza. Hai ragione, ma non è che ha avuto coraggio. Malcore nel primo tempo ha fatto un colpo di testa, sì. Nel secondo tempo non ha toccato il pallone, però normale, come noi di solito, togli uno che non sta giocando male, vai a mettere una punta, come noi di solito ovviamente sottolineiamo quando un allenatore fa dei cambi sbagliati. Questa volta ha avuto ragione, ma ho capito, ci ma riproviamo problema... con Alfonso, ci riproviamo con Alfonso, vediamo se ci sono. Ci sono, sì, vi sento, ci sono problemi di collegamento internet, si è capito, sostanzialmente è finita come non poteva che finire, con la vittoria del Cerignola, chiaramente beffarda perché arriva nei minuti finali del match, ma è stato un dominio assoluto del Cerignola anche nel secondo tempo. Alastra si è reso protagonista di una serie di parate incredibili, e dobbiamo essere onesti che era manna dal cielo il pareggio di Caturano sul rigore molto contestato. Oltretutto ho visto la partita con l'osservatore arbitrale, l'ex arbitro di Serie A Quartuccio di Torre Annunziata, il rigore molto molto generoso, ed è stato un lampo in una partita nella quale Potenza ha fatto molto poco. Piaciuto esclusivamente nella parte in cui ci ha messo il cuore per difendersi, per non patire un Cerignola che è chiaramente per il rosso a Maddaloni ingiustificabile in tutti i sensi, perché una partita così tesa, così equilibrata, così combattuta, il giocatore era stato ammonito. Andate a rivedere le immagini che hanno portato all'espulsione di Maddaloni, cioè ha sbattuto il pallone a terra praticamente come se l'avesse voluto tirare addosso all'arbitro per un fallo laterale a centrocampo. È una cosa che un giocatore non può permettersi di fare, un giocatore professionista non può permettersi di fare, lasciando la sua squadra in 10. Non so, Federico, se mi state ascoltando. Benissimo. Benissimo, continua. Non ti fermare, vai. Adesso la connessione è andata. È lui che non ci ascolta, va bene. C'è però Peppe Catalano che si è collegato con noi, ne approfittiamo anche per salutarlo e per coinvolgere lui nella nostra disamina. Buonasera Peppe, ciao. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Che partita hai visto? Ho visto la partita, ho visto un buon Cerignola, dico la verità. Oggi Cerignola secondo me ha dimostrato di essere una buona squadra, la vittoria è meritata. Senza Alastra oggi secondo me il passivo poteva essere più largo. Oggi il Cerignola ha dimostrato di essere una squadra in forma, il Potenza così e così, l'abbiamo detto mille volte, il Potenza è una squadra che fuori casa secondo me qualcosina è da rivedere. Comunque andiamo avanti e pensiamo alla fine di questo campionato, ormai dobbiamo pensare soltanto a salvarci e a pensare all'anno prossimo. Tra l'altro un'altra riflessione che voglio condividere con te Rocco è questa. Ogni volta, ed è un solito ritornello, questa squadra non riesce ad avere continuità. Adesso facciamo un passo indietro rispetto alla partita che abbiamo già visto. Soffermiamoci per un secondo sul risultato. È clamoroso. Cioè tu batti il Picerno, che comunque è una big di questo campionato, e poi riesci addirittura, tra virgolette addirittura, a perdere contro una squadra che non vinceva da 9 partite. È un po' questa la fotografia del Potenza di quest'anno. Questo è vero, è il vero problema di questa stagione tribolata, è proprio questa. Quando tu ti aspetti, probabilmente, noi ne abbiamo parlato anche in conferenza stampa sabato, ti aspetti che il Potenza possa dar seguito alla buonissima prestazione col Picerno, a quella di Catania,
Oggi è una partita insulsa, soprattutto forse nel primo tempo una ragione c'era perché il vento non dava la possibilità di fare gioco, però nella ripresa, al di là dell'espulsione che è arrivata dopo un po' di minuti del secondo tempo, nella parte iniziale della ripresa non c'è stato quel Potenza che nelle intenzioni di Marchionni, con la sostituzione di Grazia per Spaltro, doveva far gioco e cercare di andare a conquistarsi qualche azione offensiva. Anche questo non si può far giocare un giocatore per 45 minuti dalla ripresa, uno che non gioca da due mesi. Assolutamente. Torniamo al Monterisi. Alfonso. Allora, vediamo se adesso abbiamo ripristinato il collegamento. Eccoci qua. Allora, giusto per... Non so fino a che punto mi avete ascoltato prima, ripeto quello che ho detto, ossia che non poteva che finire come è finita, una partita assolutamente dominata dal Cerignola con Alastra per la mia pagella da 8, il pagella che ha negato la gioia del gol in diverse circostanze, ad un Cerignola che senza tema di smentita ha giocato molto meglio del Potenza. È chiaro che dobbiamo fare i conti con una squadra che mancava di tre elementi fondamentali, soprattutto in mezzo al campo. Fino al 70esimo, fino all'episodio del calcio di rigore, il Cerignola ha letteralmente sovrastato il Potenza. Castorani non è Candellori, Steffè è andato molto in difficoltà, però lo sliding doors della partita è la clamorosa ingenuità di Maddaloni, che si è fatto cacciare da ammonito per aver buttato il pallone a terra su un fallo laterale a centrocampo, cioè peggio che non poteva andare una doppia ammonizione di questa specie. È chiaro, da quel momento in poi il Potenza mi è piaciuto perché ci ha messo il cuore, ci ha messo la sofferenza, ci ha messo la determinazione, è cresciuto Castorani, è cresciuto Saporiti, ma obiettivamente era una prateria aperta per il Cerignola, e fino all'ultimo Alastra ancora ha negato il gol a Coccia con un grandissimo intervento. Poi sull'ultimo pallone in mezzo nell'area, Butai, gran colpitore di testa, l'ha girata proprio dove non poteva, neanche in maniera benissimo, ma era proprio però solo. Mi sento comunque di dover sottolineare che era manna dal cielo l'1-1 per il Potenza fino a quel momento. Il rigore possiamo vederlo e rivederlo. No, non c'è. È un po' non generoso, c'è. diciamoci la verità. Però Alfonso, scusa, sì, io dico, sì, sarà pure generoso, però se vedete la gamba la prende. Non è che noi dobbiamo dire che è generoso. La gamba di Volpe la prende. È vero che prende il pallone, ma la gamba la prende. Se no Volpe non può andare e volare per il campo. Sai benissimo, impresa diretta, io pensavo, ho detto prima, non so se mi avete ascoltato, ho visto la partita con l'osservatore arbitrale che era a fianco a me, eravamo entrambi convinti che Volpe fosse ammonito per il gamba testa su Martinelli. Ah, benissimo, che dà l'idea di quello che... L'impresa diretta è quello che abbiamo percepito. Poi però il Potenza era riuscito a pareggiare, per l'espulsione di Maddaloni si è dovuto inventare il mister una difesa a 4 con Steffè esterno basso di difesa. Poi agli ultimi 10 minuti è entrato Verrange, il Potenza si è difeso a 5, ma oggettivamente dobbiamo essere realistici, questa partita non poteva non finire con una sconfitta. Sarebbe stato un punto pesantissimo prenderlo in queste circostanze a Cerignola. Il tiro del pallone magari ha restituito al Cerignola quello che gli è stato tolto venerdì scorso a Catania, quando non meritava di perdere, il Cerignola ha perso la partita. Andiamo avanti, è chiaro che adesso anche con la vittoria della Turris dietro si complica tutto tremendamente, e credo che la quota si sia lievemente alzata, probabilmente non è solo 40, potrebbe essere 43 sicuro, non è più 42, insomma c'è ancora da soffrire. È chiaro che è un Potenza che era in salute, nel primo tempo ha giocato contro vento, l'abbiamo commentato, è stato difficile uscire proprio dalla tre quarti campo, è stato molto molto complicato fare la partita. Nel secondo tempo un po' meglio, fino all'espulsione di Maddaloni che ha complicato i piani. Il pareggio raccolto con il rigore di Caturano sarebbe stata manna dal cielo, purtroppo non è bastato, e quindi torniamo a casa con una sconfitta che pregiudica il cammino, perché chiaramente fare punti oggi sarebbe stato molto molto importante. Adesso
diciamo che dobbiamo resettare tutto molto in fretta, pensare esclusivamente alla partita di Crotone e con il Crotone cercare di arrivare a quota 43 nella maniera più rapida possibile. Esatto. Alfonso, io ti metto un attimo aspetta, in stand-by. Fai la diretta, ah. Che fai? Il mix? Mix? Ah, c'è la conferenza del mister. Andate sulla pagina del Potenza che c'è la conferenza del mister. Perfetto, noi nel frattempo ti ringraziamo per il tuo precisissimo contributo. Brocco, volevi terminare il tuo concetto? Io sono sempre convinto che su il rigore è generoso, ma il fallo su Volpe c'è. Non è gamba tesa di Volpe, perché Volpe va prima sul pallone, lo vedete. Poi io, non è una questione di... È forse generoso, però il fallo... Cioè Martinelli ha preso anche la gamba di Volpe. Ma io dico di più. Vai. Allora questo mi conferma da tutto quello che ha detto anche l'ha detto agli arbitri che stava vicino ad Alfonso, sì, che non era rigore, mi conferma che probabilmente non c'era l'espulsione, che l'arbitro ha voluto compensare il fatto di aver espulso per un fallo veniale, cioè aver buttato il pallone a terra, Maddaloni, probabilmente ha dato il calcio di rigore. Questo voglio dire, è stata una compensazione. Però rimango dell'idea che non è proprio molto chiaro, ma credo che Martinelli, oltre a prendere il pallone che va in calcio d'angolo, prende anche la gamba di Volpe. E Volpe non questo, fa il e su non questo fa gamba sei stato chiaro. Nel frattempo volevo ricordare che prima di questa partita c'è stata la vittoria della Turris sul Catania 2-1 con doppietta di Jallov per la formazione campana. Aveva accorciato Cianci nell'ultimo quarto d'ora di partita. Il prossimo match delle 18:30 è la sfida tra Brindisi e Taranto. Taranto, questo solo per completare il programma della 33esima giornata, che si chiuderà domani con Crotone Casertana alle 20:30. Peppe, torno da te, ti chiedo in generale se sei d'accordo con i commenti che abbiamo fatto, come hai visto il rigore, puoi terminare la tua analisi gara che prima ti abbiamo interrotto. No, sono d'accordo con voi, oggi il Cerignola ha meritato la vittoria, l'abbiamo detto prima. Se Alastra non fa quelle due o tre parate, finisce in goleada. Il rigore, secondo me, ci può stare e non ci può stare. Ha preso la palla Martinelli, sì, però ha preso pure Volpe alla fine. E là in quel momento l'arbitro era vicino, poi secondo me alla fine ha valutato lui nel modo migliore. Comunque oggi il Cerignola ha surcalzato in Potenza, secondo me Potenza non ha fatto un tiro in porta alla fine, soltanto il rigore. Se la partita finiva 4-1, 5-1, non aveva rubato niente. La realtà è questa, dobbiamo pensare soltanto a salvarci il più presto possibile e iniziare a programmare la prossima stagione. La realtà è questa. È stato un dominio assoluto nel secondo tempo, soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo, al di là del gol, che è stata un'invenzione di Coccia, sul quale c'è pure una responsabilità di Sbraga, che è andata a chiudere sulla destra, ha lasciato sguarnito il centro dell'area. E poi c'era stato precedentemente solo un'altra occasione con il colpo di testa di Malcore, che Alastra l'ha messo in calcio d'angolo. Poi aveva inaugurato la prima serie delle sette parate che hanno contraddistinto, esatto. Poi nella ripresa è stato onestamente un tiro al bersaglio. Certo, resta là solo la marimbotta, perché avevi fatto... Mancavano 120 secondi al traguardo. Voglio dire, se non ti dimentichi Vutai, probabilmente lo porti l'1-1. Sì, però Rocco, io lo sai che dico, si vedeva che prima o poi il Cerignola poteva far gol, perché ci aveva chiuso nell'area. Il rammarico è quello, prendere gol a un minuto dalla fine, sì, però si vedeva che prima o poi il Cerignola poteva far gol, perché stava attaccando e prima o poi il gol lo faceva. La realtà è questa. Tra l'altro, nell'analisi dobbiamo anche mettere che Caturano ha trasformato il primo rigore con la maglia del Potenza, quindi diciamo che anche tra virgolette, a fronte dell'episodio negativo che ha visto coinvolto Maddaloni, ci poteva essere la ciliegina del rigore di Caturano. Peccato che non è servito a muovere la classifica del Potenza. Nono gol stagionale per Caturano. Speriamo, Rocco, che l'essersi nuovamente sbloccato per Caturano può rappresentare benzina in vista di questo rush finale di campionato. Però rimango io dell'idea che io boccio completamente le due sostituzioni di Marchionni, cioè quello di non aver messo fuori Maddaloni, perché ma non per l'ammonizione, no. Se voi avete notato, Maddaloni ha avuto uno scontro, ma poi era nervoso, era già nervoso. L'hai detto prima, eravamo un po' distratti dal collegamento, però nervoso. L'avevi detto tu,
era già nervoso per diversi colloqui un po' troppo violenti. Non aveva fatto amicizia con gli avversari del Cerignola, sarebbe stato meglio sicuramente tenerlo fuori. Peccato anche perché chiaramente il Potenza stava dando dimostrazione di solidità, compattezza, nonostante l'unico colpo di testa subito nel primo tempo da parte di Malcore, di Malcore era riuscito anche a controllarlo abbastanza bene. Sì, perché nel secondo tempo noi ci siamo messi a 3-4-3. Credo che adesso sia iniziata la conferenza stampa del Potenza, vediamo se riusciamo a collegarci per ascoltare le parole di Marco Marchionni, sicuramente deluso per un punto che il Potenza stava assaporando a 120 secondi dal termine. Ci siamo, andiamo ad ascoltare Marchionni. Pareggiare la partita, si riusciva a portare in porto quello che le volevo. Aia. No, si sta caricando. Si sta caricando, forse qualche minuto che perfezioniamo il collegamento. Le chiedo, fa veramente male perdere in questo modo, perché con tanti sacrifici eravamo riusciti comunque a pareggiare la partita e si riusciva a portare in porto. Quello che le volevo chiedere era questo, forse non era meglio non cambiare Catu? È stato di tornare al nostro classico sistema di gioco, permettendo... Connessione non perfetta dal Monterisi. Quando i più uomini dentro la nostra metà campo, e abbiamo ragionato che magari con avendo un giocatore come Volpe si potevano staccare quegli spazi per mettere in difficoltà il Cerignola. Però a prescindere da tutto è un peccato, perché il pareggio è proprio arrivato nei minuti finali. Però è una cosa che ci succede. Avendo un gioco normale che sia. Niente. E per mettere in difficoltà, avesse preso gol magari la... Vabbè, andiamo avanti noi, poi magari sarà la connessione a riassumerci le parole di Marchionni. Non siamo riusciti ad ascoltare bene la sua analisi post per mettere in difficoltà il pallone giocabile, oggettivamente stato un dominio del Cerignola bloccato solo dalle parate di Alastra. Ritengo che per questa niente, andiamo avanti noi, e poi magari al termine della conferenza ci collegheremo con Marchionni. Nel frattempo però, che termina la conferenza, dato che non riusciamo a seguirla, Rocco e Peppe, torniamo un attimo sui risultati di ieri, quindi analizziamo un po' la classifica. Stata la vittoria della Virtus Francavilla, la vittoria della Turis di oggi e la vittoria del Monopoli a Benevento. È un campionato, secondo voi, che... Scandaloso, almeno per quanto riguarda Picerno e Benevento. Scusa, per i risultati. Avellino per i risultati. E Benevento. No, però io volevo commentare con te, Rocco, l'analisi la volevo incentrare sui risultati che provengono dalla parte bassa della classifica. Quello preoccupante. No, andiamo avanti, vai, dai. Quello preoccupante è la vittoria della quella del Monopoli in attesa. Ad importante. Secondo me, prima l'espulsione è un peccato, perché avevo chiesto ai ragazzi di rimanere in 11, perché secondo me c'erano i presupposti per tornare in partita. E poi è normale che quando rimani in 10 diventa tutto più difficile. I ragazzi hanno messo tanto cuore, tanto sacrificio, tanta grinta per acciuffare il pareggio, ci sono riusciti. Poi è normale che quando spendi tanto e sei in meno, poi e trovi una squadra forte, ti mettono in difficoltà. E eravamo riusciti a trovare uno stato di grazia all'Astra, che ci ha salvato tantissime volte, e è quello che dispiace, aver preso gol nei minuti di recupero e non aver portato a termine comunque una prestazione di sacrificio.
Mister Vittorio Laviano, la Nuova TV, se il portiere migliore in campo significa che qualcosa non va, al di là dell'espulsione che chiaramente condiziona la partita. Beh, quando un portiere migliore in campo, più che non va, trovi una squadra forte, perché secondo me loro una squadra, sono giocatori forti. Se sei in 10 ti mettono in difficoltà. Potevamo, secondo me, non avere tutta questa frenesia di buttare via palla, secondo me soprattutto il secondo tempo, anche se eravamo in 10, secondo me una squadra deve riuscire a mantenere più palla per non darla agli altri. Però oggi il nostro portiere è stato il migliore, è normale che non va, però è mancato quel pizzico per portare appunto a casa un punto importante. La Turris batte il Catania, si alza forse la quota salvezza, preoccupato? No, più che altro preoccupato per come si è svolto il primo tempo, anche se magari c'era il vento che magari poteva determinare. Però se la squadra combatte non sono tanto preoccupato, perché poi tutto dipende da noi. Adesso sappiamo che incontreremo una squadra forte come il Crotone, però anche loro hanno avuto delle difficoltà. Però noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare che dobbiamo essere una squadra che deve fare una grande prestazione, perché adesso i punti sono veramente pesanti. E è stato un peccato, perché questo punto magari dava un morale importante per il finale di campionato. Mister, le volevo chiedere, con l'entrata in campo di Di Grazia si è visto un nuovo modo di attaccare, molto più propositivo. Forse anche lo stesso Caturano e Volpe riescono a ricevere più palloni e stare nel vivo delle azioni. Può essere anche questa una modifica nella parte finale del nostro schieramento, proprio per tenere più in avanti i palloni e per far sì che Caturano abbia più palloni giocabili? Ah, io ho sempre detto che sono giocatori che poi, Di Grazia e Volpe, che possono veramente fare tanti ruoli. Però abbiamo visto che quando Giovanni è sull'esterno un po' più di sacrificio ci deve stare, e il rischio è elevato, perché comunque Giovanni è più propenso ad andare in avanti che indietro, e se uno lo deve sfruttare è perché bisogna andare a far gol. Ma secondo me ci sono tante situazioni che si possono fare, dipende soltanto dall'equilibrio e dalla forma fisica della squadra. E poi da chi andremo a affrontare. Mister, adesso da dove ripartiamo? Dallo spirito. Lo spirito della squadra, che è una squadra che ha lottato, non ha mollato, e per poco non riusciva a portare a termine una gara in pareggio molto importante. La conferenza stampa termina qui, grazie a mister. Perfetto, perfetto. Siamo riusciti alla fine a recuperare Marchionni. Parte Occhio finale della conferenza. Tra poco torneremo al Monterisi quando Alfonso ci chiederà la linea, anche per vedere se arriverà qualche altro in conferenza stampa, se avremo la possibilità magari anche di salutare Giuseppe Raffaele, che si è regalato la prima vittoria del suo nuovo corso, iniziato già venerdì a Catania con il Cerignola. Terminiamo il discorso sui risultati sorprendenti di ieri guardando la zona play-out. L'unico risultato clamoroso è stata la vittoria del Monopoli a Benevento. Questo, come diceva, fa alzare un poco la quota salvezza, proprio per questa vittoria che non era nelle previsioni, perché normalmente il Benevento, che sta combattendo con la Juve Stabia per la vittoria finale, va a perdere in casa facendo una partita inguardabile contro il Cerignola e contro il Monopoli, senza tirare mai, perché Gelmi non ha fatto una parata, e si fa battere dal Monopoli. Questo sono inevitabile. Ho capito, però il problema, al di là del gol che lo puoi prendere, il problema è che tu Benevento non riesci a fare un tiro in porta. E questo, poi certo, la Turris con questo Catania che adesso sta pensando ancora una volta sempre alla Coppa Italia, alla finale di ritorno con il Padova, ma non deve distrarsi, però si deve, no, perché se va nei playout, a meno che chiaramente il Monterosi non abbia un contraccolpo molto forte dovuto alla sconfitta di ieri con la Virtus Francavilla, che ha rappresentato un playout anticipato. Però intanto anche la Virtus, con tutti i suoi problemi,
è riuscito a portare a casa, 33, voglio a casa dire. Tre punti fondamentali. Poi, la Turris con Menichini sta cambiando passo. Poi dobbiamo dire un'altra cosa importante. Sì, nella conferenza stampa di sabato facciamo questa vittoria, diciamo questa prestazione a Cerignola, sì. E poi possiamo pensare a qualche ambizione. No. So, alla luce dei risultati, noi dobbiamo fare solo i 2-3 punti, diciamo, e basta. Diciamo Rocco, poi i playoff. Diciamo Rocco e Peppe, anzi io vado da Peppe, un piccolo bonus, il Potenza se l'era portato avanti fino a Cerignola, oggi è stato sprecato, salviamoci prima possibile. Facciamo questi tre punti subito tra Crotone, è vero che abbiamo ancora 5 partite, però tre punti. Senza pensare... Con 4 stiamo ancora più tranquilli, Peppe sei d'accordo? Sì, sono d'accordo con 4 punti, secondo me siamo salvi, però credo che il Potenza non dovrebbe avere problemi, seppure dietro stanno correndo, perché la vittoria, sì, del Monopoli ieri, come diceva Rocco a Benevento, non era in breve. La Turris continua a vincere in casa, il Francavilla ha vinto, se queste continuano a far punti dobbiamo fare i punti pure noi, però io credo che in casa qualche partita la dovremmo vincere, ormai siamo salvi. Però dobbiamo stare attenti e dobbiamo giocare concentrati e determinati, perché abbiamo visto che dietro le squadre corrono, e vincere a Benevento non è da tutti, il Monopoli. Domenica non so con chi gioca il Monopoli. Gioca. Adesso controlliamo bene anche tutti gli incroci della prossima giornata. Anzi te lo dico subito, c'è Monopoli Sorrento, quindi un'altra partita dove comunque anche il Sorrento un altro punto gli può far comodo, sono tutte gare. La Turris va a Cerignola, c'è Brindisi Franca. Allora, leggiamo il 34esimo turno, già che ci siamo. Allora, Catania Giuliano, Monterosi Benevento. Questa è una partita che per ragioni diverse può rendere ancora più frizzante questa 34esima giornata. Monopoli Sorrento, Casertana Taranto, Juve Stabia Messina, Potenza Crotone, sabato alle 18:30, poi Latina Foggia, Avellino Picerno, Cerignola Turris e Brindisi Virtus Francavilla. Queste sono le gare della 34esima giornata. Sono in campo invece Brindisi Taranto da 13 minuti. Il risultato è sempre quello di partenza. Stavo leggendo anche un po' di messaggi che stavano scorrendo in basso. Il refrain è sempre lo stesso: un Potenza incostante, un Potenza che non riesce ad avere continuità, magari anche quando si tratta di rosicchiare un punto in trasferta che poi alla fine può essere determinante. Questa partita di oggi, poi con l'esito e con l'esito finale, mi ricorda quella con la Turris, perché pure con la Turris, pur facendo una partita tutto sommato inguardabile, alla fine se non vai con la distrazione in difesa nel secondo minuto di recupero, tu hai fatto un pareggio, ma questa è questa squadra. Ormai dobbiamo affidarci al Potenza, che tutto sommato dove fa buone prestazioni, soprattutto al Viviani. Nelle partite che dobbiamo giocare in casa, là dobbiamo fare la salvezza. Al Viviani, però, anche se vai ad analizzare la stagione casalinga del Potenza, c'è anche quella vittoria sfumata nel recupero contro il Sorrento, che grida ancora vendetta. Vabbè, non so tante... Ma io quei punti persi era 42. Non li ho ancora digeriti, per come la squadra comunque si era espressa. Però dico il vantaggio di poter sfruttare il Viviani, dove la squadra in trasferta non ha quella continuità di altalenante, però in casa tutto sommato suo dovere lo riesce a fare. Le due vittorie. Esattamente. Le due vittorie contro Picerno, non è una vittoria da buttare via. No, contro Picerno, Giuliano e prima ancora con il Latina, vedendo quello che il Latina sta facendo oggi nelle ultime, ha vinto le ultime tre trasferte, dall'idea che comunque questa squadra quando vuole riesce a farsi valere, a battere squadre di alto rango, no? È così, Peppe? Sì, in casa il Potenza sa farsi rispettare. Non ci dimentichiamo, abbiamo pareggiato con l'Avellino pure. In casa i risultati, domenica scorsa abbiamo vinto col Picerno, che è una signora squadra. Casa, no, il problema di questa squadra è la continuità, facciamo una partita buona e una così così. Poi quando ci sta un po' di pressione riusciamo a concentrarci e a vincere la partita. Domenica secondo me è fondamentale vincere la partita col Crotone, così siamo salvi e si può iniziare a pensare diversamente. Però se tu domenica non vinci, poi vai a Taranto...
Non è facile, dobbiamo stare con i piedi per terra tutti quanti. Assolutamente, noi siamo d'accordo. Il problema è cercare di avere almeno nelle prossime 5 partite, nelle prossime 2 trasferte, di avere un Potenza, può pure perdere, almeno dice, ma la sono giocata sì, a un livello elevato. Questo ci aspettiamo da questa partita di oggi, è come l'abbiamo detto prima, come quella di Torre del Greco alla fine. Perché hai preso il gol al 90, una partita inguardabile, però alla fine hai perso. Tante, vero. Anche Torre del Greco, Monopoli, non ne parliamo proprio. Cioè, partite che erano sicuramente alla portata di questa squadra. Fermiamoci, questo... pubblicità e torniamo subito. Redford, moda per passione al passo coi tempi, dal 1985. A Potenza, in via del Galliterno. Progettazione e realizzazione di piscine private e pubbliche, centri benessere, fontane decorative, servizio di manutenzione e assistenza tecnica. Un'oasi di relax e benessere. La vacanza a casa tua. Edil Maggio Piscine, dal 1975. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Trovi tutte le nostre info al sito edilmaggio.it. La farmacia Savino vi invita a scoprire il suo vasto assortimento. Omeopatia, make-up, erboristeria, apparecchi elettromedicali. Farmacia Savino, a Potenza, in via Petrarca 5. Telefono 0971 25 447. Andiamo al Monterisi, Alfonso, vediamo se sì, riusciamo a... Vi ho appena inviato le interviste a Raffaele e ad Alastra, adesso sono in tempo reale praticamente, ve le ho fatte, noi stiamo uscendo dal Monterisi anche perché la connessione all'interno non era proprio perfetta, ve l'abbiamo mandata, c'è il commento di Raffaele alla partita, c'è il commento di Fabrizio Alastra alla partita, sostanzialmente dico mettiamo punto e ripartiamo, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo cercare di fare questi benedetti 3 punti nella maniera migliore possibile, speriamo anche presto, ossia già da domenica da sabato prossimo con il Crotone, per quanto possa essere una partita difficile e complicata, e soprattutto dobbiamo resettare rispetto alle cose che non sono andate bene oggi, troppo remissiva soprattutto nel primo tempo la squadra, poche occasioni da gol, era manna dal cielo questo pareggio che purtroppo non è arrivata ancora una volta per un gol subito oltre il 90esimo, però dobbiamo essere onesti nel dire che il Cerignola non ha assolutamente rubato nulla vincendo la partita, anzi magari se avesse trovato il gol del raddoppio in altre circostanze prima delle numerose parate di Alastra non avremmo potuto dire proprio niente. Grazie, ritorno a casa. Grazie ciao, e buona continuazione. Ciao Alfonso. No. Allora, sono pronte le due interviste?
tra 30 secondi, ok, quindi no, ci siamo in 30 secondi, per noi sono diventati 5 secondi, andiamo a sentire nell'ordine Alastra e poi Giuseppe Raffaele. Fabrizio, nonostante la saracinesca calata oggi, alla fine torniamo a casa con zero punti, sarebbe stata manna dal cielo prendere un punto oggi in queste condizioni. Sì, dispiace, ecco, per la sconfitta arrivata proprio all'ultimo minuto, ecco. Penso che tra le mille difficoltà la squadra si era compattata, ecco, aveva fatto la partita che andava fatta, ecco, quindi dispiace. Decisivo l'episodio di Maddaloni, che vi ha detto qualcosa negli spogliatoi. Secondo me è stata ingenua la protesta per un fallo laterale a centrocampo da ammonito. Sì, purtroppo a volte si fa fatica, ecco, a essere lucidi in campo tra l'adrenalina e tutto. Sapevamo l'importanza della partita, tutti, in primis Rosario, quindi ovviamente è dispiaciuto, però sono, si va avanti. Adesso dove si riparte? Adesso si riparte dall'atteggiamento, ecco, dall'atteggiamento non solo delle ultime partite, ma anche oggi, perché ripeto, tra mille difficoltà, nonostante l'uomo in meno, la squadra si era compattata, si era messa lì, eravamo riusciti comunque a raggiungere il pareggio, quindi queste sono le prestazioni che dobbiamo fare, a maggior ragione tra le mille difficoltà che ci portiamo. Queste sono state le parole di Fabrizio Alastra, il migliore in campo del Potenza. C'è un plebiscito di voti per lui, giustamente. Non può essere diversamente. Giustamente, chiaro. È stato protagonista. Andiamo a vedere però che cosa ha detto Giuseppe Raffaele, l'altro grande ex, insieme a Giuseppe Coccia, che ha fatto gol di questa gara. Vediamo come Raffaele ha commentato la prima vittoria sulla panchina del Cerignola. Mister, non voglio parlare della partita, voglio chiederle le sue sensazioni della partita di oggi. Personali? Personali. Ma sicuramente giocare contro il Potenza ha un sapore completamente diverso. Poi è normale, nei 90 minuti è la mia professione, è normale che sono contento per la vittoria che abbiamo ottenuto, però al termine dei 90 minuti Potenza è stato e sarà sempre una città a cui io devo tanto, una tifoseria a cui io devo tanto, e quindi non è una partita come le altre. Non voglio essere ripetitivo, ma nella mia vita, a parte il calcio, è una città che io porterò sempre sul palmo della mano, perché veramente sono stati 3 anni fantastici da tutti i punti di vista. E anche lunedì sera, quando sono venuto a Potenza a vedere la partita col Picerno, ho avuto veramente la gioia di avere tanta gente che mi ha aperto il cuore con i saluti, con l'affettuosità vera. E quindi augurerò sempre il meglio, detto questo, ripeto, poi il calcio, la partita è un'altra storia. Mister, oggi non poteva non finire così, diciamo, praticamente sul campo hai riavuto i punti che avresti meritato a Catania. Eh sì, il calcio è strano, il calcio è imponderabile, perché onestamente se la partita fosse finita in parità, le mie prime due partite per un punto sarebbe stato veramente un delitto, perché meritavamo molto di più a Catania, molto di più, e meritavamo sicuramente oggi la vittoria. Quindi credo che poi alla fine bisogna andare avanti. In questo momento i ragazzi qui si viene da una striscia troppo lunga di non vittorie, e quando è così, la porta diventa piccola anche in tante situazioni, quindi credo che è una vittoria importantissima da questo punto di vista, e credo che possiamo fare un buon percorso qui alla fine. E allora queste erano le parole di Giuseppe Raffaele dalla pancia del Monterisi. Noi ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario e poi torneremo da Peppe Catalano per riepilogare, per commentare, o meglio, insieme alle parole di Alastra, di Giuseppe Raffaele, che lui conosce benissimo, e poi ci avvieremo al rush finale del nostro appuntamento con Extra Time, tempi supplementari.
donna per passione al passo coi tempi dal 1985 a Potenza in via del Galliterno. Progettazione e realizzazione di piscine private e pubbliche, centri benessere, fontane decorative, servizio di manutenzione e assistenza tecnica. Un'oasi di relax e benessere. La vacanza a casa tua. Edil Maggio Piscine, dal 1975. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Trovi tutte le nostre info al sito edilmaggio.it. La farmacia Savino vi invita a scoprire il suo vasto assortimento. Omeopatia, make-up, erboristeria, apparecchi elettromedicali. Farmacia Savino, a Potenza, in via Petrarca 5. Telefono 0971 25 447. Rientriamo in diretta. Peppe Catalano, ti chiedo nel commentare sicuramente le parole di Giuseppe Raffaele, che tu conosci benissimo, un aneddoto particolare che ti lega a lui, che sicuramente conservi nel tuo cuore, se ce lo puoi svelare. Guarda, vedere il mister con un'altra maglia mi fa un po' senso, ti dico la verità. Comunque 3 anni qua veramente ha fatto benissimo. Dico la verità, c'era stata una piccola possibilità di seguire il mister a Cerignola, però un po' di problemi miei, un po' di problemi suoi, e non si è potuto fare più niente. Comunque io ho un grande rispetto per il mister, perché veramente in 3 anni qua a Potenza ha dimostrato veramente di essere un allenatore importante. Abbiamo sfiorato 2 volte la Serie B, però pensiamo alla prossima. Vederlo, come dicevo prima, con un'altra maglia mi fa un senso, la realtà è questa, però questo è il calcio, guardiamo avanti. Senti, credo che questa domanda che ti sto per fare ti è stata già posta altre volte. Il livello di continuità di Alastra sta raggiungendo veramente dei livelli importanti, considerando che l'anno scorso era quasi sempre rimasto, sì, era rimasto in panchina. Quanto è difficile per un portiere farsi trovare pronto dopo un lungo periodo di apparente inattività, diciamo così, di lontananza dai 90 minuti, e se ti ha sorpreso questo Alastra dopo la scelta della società di separarsi da Gasparini? Vabbè, un portiere l'anno scorso è stato bravissimo a allenarsi a mille, è stato un anno, non ha fatto una partita, non ci dimentichiamo. Poi quest'anno ha avuto la possibilità, è entrato in campo e ha dimostrato veramente di essere un portiere importante per questa categoria. Non ci dimentichiamo che Alastra alla fine ha fatto pure presenza in Serie A, è un portiere importante per questa categoria. Io quel poco che l'ho visto l'anno scorso, con una decina di giorni che sono stato al campo, mi ha fatto una grande impressione. Poi è un ragazzo, secondo me, che si allena sempre a mille, mai una polemica, e alla fine il campo gli sta dando ragione. Un portiere per questa categoria è importante, un portiere secondo me da riconfermare se si vuole puntare a fare un campionato importante il prossimo anno. L'unica intuizione lucida di Lerdan. Ah, ok. Nei suoi 2 mesi e mezzo a Crotone fece l'esordio Alastra?
Vabbè, no, ma a Crotone mi ricordo bene, sì, quindi era Crotone Potenza, intendo, a Crotone fece questo, non a Crotone quando l'Erta allenava a Crotone. No, Crotone quando poi abbiamo perso. Però Rocco, non ci dimentichiamo, noi giocavamo con Gasparini, giocavamo pure per quanto riguarda il minutaggio, alla fine sì, giocavamo con Gasparini. Alastra è stato bravo a non fare nessuna polemica, quando ha avuto la possibilità ha dimostrato di essere un portiere importante. Sicuramente, ma del resto non scopriamo l'acqua calda, perché a Foggia lui ha giocato 22 partite di seguito e le ha fatte pure bene, poi si è fatto male, è entrato Nobile, però è un giocatore che era affidabile. Perfetto, a Brindisi intanto siamo sullo 0-0 dopo 31 minuti, noi ci rivediamo lunedì con il calcio del lunedì, che è domani, ormai abbiamo perso la cognizione dei giorni, dato che si gioca sempre venerdì, sabato, domenica e lunedì. Le prossime 3 partite mi sembra che sono sempre di sabato. Sono sempre di sabato, guardiamo però anche noi partita dopo partita al prossimo match contro il Crotone al Viviani alle 18:30, Crotone che lo ricordiamo gioca domani sera alle 20:30 contro la Casertana in casa, e c'è stato ed è stato richiamato per la seconda volta Zauli al posto di Baldini, quindi sarà una partita importante quella di domani per il Crotone, anche dando uno sguardo all'avvicendamento tecnico. Questi sono i prossimi avversari del Potenza. Cerignola abbiamo già giocato purtroppo con un risultato che ha visto il Potenza a perdere per 2-1, lo ricordiamo, poi Potenza Crotone, Taranto Potenza e Potenza Foggia nel 13 di aprile. Credo, Rocco, che abbiamo detto tutto, e adesso per gli altri approfondimenti l'appuntamento è a domani con il calcio del lunedì, salotto di Pino Marceddu, 19:30. Grazie a Peppe Catalano per essere stato con noi. Ciao Peppe. Grazie a voi e buonasera alla a tutti. Prossima. Alla prossima. Grazie a Peppe Catalano, grazie anche a Rocco Sabatella. Grazie a chi ci ha seguito, che ha vissuto anche con me, non è stata una bella domenica. Ha vissuto con me il secondo tempo, un secondo tempo molto molto frizzante, sofferto, che ci ha visto purtroppo soffrire con questo gol di Vutai, che ha bloccato la classifica del Potenza, che non è riuscito a dar seguito alla vittoria di lunedì contro il Picerno. Grazie Rocco, buona grazie serata. A te, buonasera a tutti. E buona serata a tutti quelli che ci hanno seguito e ci hanno scritto nei commenti. Alla prossima. Redford, moda per passione al passo coi tempi dal 1985. A Potenza in via del Galliterno. Progettazione e realizzazione di piscine private e pubbliche, centri benessere, fontane decorative, servizio di manutenzione e assistenza tecnica. Un'oasi di relax e benessere. La vacanza a casa tua. Edilmaggio Piscine, dal 1975. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube.
Trovi tutte le nostre info al sito edilmaggio.it. La farmacia Savino vi invita a scoprire il suo vasto assortimento: omeopatia, make-up, erboristeria, apparecchi elettromedicali. Farmacia Savino, a Potenza, in via Petrarca 5, telefono 0971 25 447.